Buonasera, buonasera gentili ascoltatori dallo stadio Renzo Barbera di Palermo. Buonasera da Antonio Monaco e da Francesco Repice, che grazie alla collaborazione tecnica di Sergio Mazzatesta e Massimo Vasciaveo vi racconteranno il match tra le nazionali di Italia e di Bulgaria, valevole per la qualificazione ad Euro 2016. Serata di piena estate nel capoluogo siciliano, circa 20.000 spettatori sugli spalti della favorita. Il pubblico di Palermo ha accolto in maniera assai calorosa la nazionale di Antonio Conte. È una serata molto importante perché la nazionale, la nostra nazionale, la nazionale azzurra, dovrà necessariamente raggiungere la vittoria per riprendersi il primo posto nel girone, dove in questo momento si trova la Norvegia, che oggi è riuscita a battere per 2-0 la Croazia, che era un po' la nostra e il nostro punto di riferimento per il primo posto nel girone per la qualificazione quindi ad Euro 2016. Ricordiamo anche che approderanno alla kermesse continentale del prossimo giugno in Francia le prime due di ogni girone e le migliori terze. Insomma, non è in discussione la qualificazione matematicamente, ma questa benedetta qualificazione dobbiamo raggiungerla al più presto possibile. Prova adesso a far circolare palla la squadra italiana nel tentativo di aprirsi un varco nella metà campo avversaria. Lo fa con Chiellini, che verticalizza, per il colpo di tacco buono per il Chalaoui, al limite, palla sul destro, il tocco largo, la botta di Candreva che bastica, il pallone arriva per Pellè, il miracolo del portiere bulgaro e poi la rovesciata di Chalaoui col pallone sul fondo. E prima palla gol dopo 45 secondi per la nazionale di Antonio Conte. Molto bravo El Shaarawy a dare a destra per Candreva, pallone masticato col collo interno destro da parte del giocatore della Lazio, poi mischia in aria, arriva ancora Pellè, c'è la ribattuta del portiere della Bulgaria sulla conclusione di piatto sinistro del centravanti del Southampton e poi la rovesciata acrobatica del Shaarawy con palla sul fondo. Ma prima palla gol dopo 45 secondi. Ripartono gli azzurri con Candreva sulla corsia di destra, c'è spazio per lui, cerca e trova la linea di fondo, va attraverso in mezzo a mezza altezza, il tentativo di girata di Pellè che buca il pallone in qualche modo, la difesa bulgara con il rientro però di Candreva, che viene messo calcio giù, calcio di rigore. Calcio di rigore astuto Antonio Candreva, ha aspettato che l'avversario si addormentasse prima del rinvio, gli è andato dalle spalle a sottrarre il pallone e poi praticamente ha fatto scudo con il corpo al calcione dell'avversario che intendeva prendere la sfera, ha preso invece le gambe del giocatore della Lazio e allora l'arbitro non ha avuto esitazioni ad assegnare il calcio di rigore in favore della nostra nazionale. Un calcio di rigore che subito una grande opportunità, un calcio di rigore del quale va ad occuparsi Daniele De Rossi alla sua 101esima presenza in azzurro. Sistema con cura il romanista il pallone sul punto di battuta, siamo al quinto minuto nel corso del primo tempo, siamo 0-0, ma l'Italia può cercare di sfruttare un calcio di rigore per atterramento di Candreva in area della Bulgaria. La rincorsa da parte di Daniele De Rossi con il destro, parte il tiro in rete e l'Italia in vantaggio. Daniele De Rossi sblocca la partita su calcio di rigore al quinto minuto, siamo avanti noi e conduciamo 1-0. Attenzione che l'arbitro cosa fa? Dice che il rigore deve essere ripetuto, sì, perché evidentemente c'era qualche giocatore della Bulgaria e qualcuno anche della nostra nazionale che era entrato all'interno dell'area di rigore prima del calcio di Daniele De Rossi, che quindi dovrà ripresentarsi sul dischetto degli 11 metri. Ancora quindi il giocatore romanista sollecitato psicologicamente, perché come tutti i calciatori sanno, andare a ripetere un calcio di rigore in particolar modo dopo averlo segnato non è assolutamente facile. Adesso ci sarà una guerra appunto psicologica, sa, tra il calciatore della Roma e il portiere Mitrev della Bulgaria, per capire se De Rossi batterà la stessa maniera o se invece cambierà traiettoria, e su questo duello psicologico andrà la soluzione dagli 11 metri. De Rossi che parte in rete, aveva battezzato l'angolo il portiere Mitrev, non è riuscito però a raggiungere il pallone e veramente adesso siamo avanti noi e conduciamo 1-0. Adesso vediamo Parolo mentre va incontro a sfera, bene Pellè, Chalaoui parte il destro, pallone leggermente largo, sfera sul fondo, ma Pellè interpreta come nessuno mai fino a questo momento il ruolo di punta avanzata centrale nel 4-3-3. Bonucci, poi in mezzo Chiellini, si fa dare il pallone dal compagno di squadra De Rossi, subito a andare a dettare il passaggio, perde palla questa volta De Rossi in maniera ingenua, attenzione Mizanski si lancia in avanti, Popo falso fianco, Mizanski destro, il numero uno dei numeri uno, Gigi Buffon va a chiudere con il palmo della mano a mettere in angolo, una conclusione maligna da parte di Mizanski dopo l'errore marchiano di Daniele De Rossi, che si è fatto soffiare il pallone nella terra di nessuno, ha attivato anche se involontariamente ma colpevolmente il contropiede, la ripartenza della Bulgaria è arrivato che ai parata. 17 metri Mizanski ha scagliato il diagonale verso il palo più lontano, Gigi Buffon si è disteso con il palmo della mano, eccola qui la 150esima presenza del capitano, subito celebrata con un grande intervento. C'è una possibilità quindi per gli azzurri, ancora su calcio piazzato Verratti prende la rincorsa, parte la sua conclusione,
Gianni Violetti e colpo di testa di Pellè, il pallone che finisce sul fondo di pochissimo, ma che acrobazia di Graziano Pellè, che ha attaccato il primo palo su questa conclusione fiondata di Marco Verratti, molto violenta, tesa, è andato a caccia del pallone, lo ha incontrato letteralmente, ha messo un paio di metri sopra la traversa, azione da tipico centravanti di Premier League, del centravanti inglese. Va adesso Candreva, pallone sulla sinistra, in area rigore, colpo di tacco, Darmian arriva proprio il traversone arretrato, sa per arrivare Sharawi, anticipato all'ultimo momento, arriva Verratti dal vertice dei 16 metri, su il piazzamento di Candreva che si invola sulla fascia, raggiunge la linea di fondo per il traversone morbido sul secondo palo, salta Pellè, non riesce a deviare verso il compagno di squadra, poi sceglie la conclusione al volo, la parata in respinta da parte di Mitrev, poi il rinvio in calcio d'angolo di Budorov e tiro dalla bandierina in favore degli azzurri, altra opportunità costruita dalla nazionale di Antonio Conte e pubblico della favorita, adesso Caplotto è convinto, vediamo Popov muoversi, bene Verratti in chiusura, bene il dribbling ai danni dell'avversario, bene il passaggio per Pellè, l'apertura splendida di prima di quest'ultimo per Candreva che sta per entrare in area di rigore, si ferma all'ingresso dei 16 metri, mette palla sul sito per il traversone in mezzo, anticipato il Sharawi, spera che finisce nuovamente sui piedi di Verratti, l'appoggio verso De Rossi, il quale vede libero Darmian sulla corsia di destra, va a porgergli il pallone, c'è un aiuto Candreva, può per partire un altro cross, la girata di Pellè al volo sul primo palo, la sfera che finisce sul fondo, Graziano Pellè fino a questo momento una partita maiuscola, pressione azzurra, Diakov che adesso è un po' nei guai e infatti perde il pallone, arriva De Rossi, lo porge a Pellè, è partito il Sharawi a sinistra, ha servito, sta per entrare in area di rigore, resta la tua corsa, serve poi Verratti al limite dell'area, traversone, parte opposta, carica il destro al volo, Candreva, pallone sul fondo colpito di mezzo collo esterno, sfera che finisce sul fondo, ma bella azione degli azzurri, in pressione, in costruzione, in rifinitura e in conclusione, poi Parolo, ancora per De Sciglio, la triangolazione con Pellè che va incontro al pallone, lo restituisce al milanista dalla linea di fondo, è pronto a traversare arretrato, poi Candreva col piattone destro, mastica il pallone, consente la parata, ha bloccato addirittura la sfera a terra sul palo sinistro dopo la Dimitrev, ma ancora una splendida azione degli azzurri che meriterebbero ora abbondantemente il gol del raddoppio, tema offensivo sulla corsia di sinistra con il Sharawi, molto rapido a puntare l'avversario, sa per entrare in rigore, passo doppio, il Sharawi se ne va con l'esterno arretrato, Pellè la conclusione, pallone sul fondo, ma altra bella azione della nazionale azzurra, in particolare di Stefan El Sharawi che se n'è andato con un passo doppio sul diretto avversario Vaselin Minev, lo ha saltato, è andato sul fondo, ha messo con l'esterno destro, quindi con il piede contrario arretrato rispetto alla conclusione all'altezza del primo palo di Graziano Pellè, spera che è finita sul fondo, ma altra azione di pregevole fattura tecnica d'opera degli azzurri, Candreva al limite dell'area, lo scarico arretrato, Verratti alza la parabola su Pellè, benissimo Parolo, destro, pallone deviato sul fondo, Pellè sta distribuendo gioco in maniera mirabile, consente ai compagni di squadra di andare alla conclusione in porta con grande facilità e da posizioni favorevolissime, questa volta una sua sponda dopo l'idea, la grande idea di Verratti che ha scavato il pallone per l'intervento di testa di sponda del centrattacco del Southampton, subito all'indietro per Parolo che stazionava all'interno dell'area di rigore, si dispera Antonio Conte perché questo destro di Parolo avrebbe meritato maggior fortuna, non fosse stato per la deviazione dell'avversario sarebbe finito imparabilmente alle spalle di Mitrev, De Rossi cerchio centrale del campo e poi sventagliata sull'estremo settore di sinistra, lunghissimo, El Sharawi è già in area di rigore, ferma il pallone, lo mette sul destro, all'indietro per Parolo, la conclusione, la deviazione in angolo da parte di Mitrev, la rimessa laterale sarà in favore degli azzurri, e allora è De Sciglio che va ad incaricarsene proprio a cavallo della linea mediana sul piazzamento dei compagni di squadra, De Rossi gli si fa incontro, il pallone che viaggia proprio per il giocatore della Roma, subito assalito da un avversario, termina a terra, scalciano i due, vediamo cosa succede, c'è stato un calcio ai danni di De Rossi che immediatamente ha reagito, rosso per De Rossi diretto, rosso per De Rossi diretto, ma non è possibile, però De Rossi non deve, non deve incorrere in queste giocate, perché in questi atteggiamenti, perché aveva subito il calcetto d'opera dall'avversario e quando vai a reagire in quella maniera è inevitabile che l'arbitro estragga il cartellino rosso, andiamo a complicarci la vita, De Rossi adesso si arrabbia con l'avversario che è ancora a terra, ma veramente ingenuità, chiamiamola così di Daniele De Rossi. I fischi del pubblico, all'inizio il direttore di gara, ma noi non ce la sentiamo di prendercela con l'arbitro della Federazione Russa che, lo ripetiamo, è il signor Sergei Karadzev. Espulso anche Mikaski e quindi atteggiamento dell'arbitro assolutamente legittimo, perché è andato a punire la reazione di De Rossi, ma è andato a punire anche il calcetto maligno di Mikaski quando il giocatore della Roma era già a terra. Aveva subito fallo, Mikaski è andato a calpestarlo due volte, ha reagito con un calcione al polpaccio De Rossi e a
quel punto cartellino rosso per entrambi e decisione ineccepibile da parte del direttore di gara. È chiaro, è da punire l'intervento di Mizzazchi, ma Daniele De Rossi non deve incorrere in questi errori che ne hanno caratterizzato parti della sua carriera. Ricorderemo nel 2006 contro gli Stati Uniti, poi in Coppa dei Campioni con la Roma, tutti atteggiamenti che alla sua età non più verdissima di 31 anni sonati Daniele De Rossi non deve avere, specialmente in campo internazionale, perché questi sono atteggiamenti che in campo internazionale vengono sempre e giustamente puniti. Minev, ancora Lebedev, prova la conclusione questa volta insidiosa dall'interno dell'area di rigore con il sinistro da sinistra, pallone che sorvola l'incrocio dei pali alla destra di Buffon, che comunque, semmai il tiro fosse stato indirizzato all'interno dello specchio della porta, sembrava essere sulla traiettoria del pallone con il giro interno sinistro a cercare proprio il 7 alla destra del nostro portiere. È andato il giocatore bulgaro a calciare il pallone finito sul fondo, la rimessa di Buffon sul settore di sinistra, ancora per De Sciglio, che adesso può iniziare la sua rincorsa verso la metà campo avversaria. Come al solito accorcia il campo per lei e serve benissimo sulla destra per l'ennesima volta. Candreva si chiude con quest'ultimo, il tocco Sharawi, il sole Sharawi, miracolo Dimitrev che in uscita riesce a intercettare la conclusione in diagonale, la posizione decentrata del giocatore del Monaco, ma ancora un'apertura geniale di Graziano Pellè, ancora un gran cross di Candreva, ancora una conclusione di Sharawi, e questa volta Dimitrev ha dovuto esaltare le sue doti anche in uscita andando a intercettare il diagonale dell'ex giocatore del Milan. Attenzione il Sharawi che si accentra le finte, evitato un uomo, evitato il secondo con il destro il Sharawi, la parata a mezza altezza, pallone bloccato da Dimitrev, forse il migliore dei suoi. Da tempo regolamentare caduto, si gioca già il 46esimo, si andrà avanti fino al 49esimo e continua la Bulgaria ad attaccare con Milan, ma al limite parte il tiro, Buffon! Il numero uno dei numeri uno, ancora lui a salvarci da questa conclusione violenta da parte di Milano per mettere il pallone in angolo. 48esimo e 20 secondi, manca poco al termine della partita, dobbiamo resistere, bene Parolo su Rangelov, teniamo lontano sto pallone e aspettiamo il 49esimo, c'è calcio di punizione, vediamo se sarà così o una rimessa laterale, è comunque buona per noi visto che siamo al 48esimo e 35 secondi, manca un nulla al fine della partita e la palla ce l'abbiamo noi. Chiellini, 48esimo e 50, manca veramente un nulla alla fine della partita, stiamo per condurre in porto questo match e lo facciamo in questo istante, guadagniamo i tre punti che ci catapultano nuovamente in vetta al raggruppamento H, scavalcata nuovamente la Norvegia che è riuscita oggi a vincere per 2-0 sulla Croazia. Partita buona nel primo tempo, diventata improvvisamente difficile dopo l'espulsione di Daniele De Rossi. L'1-0 contro la formazione bulgara, contro la nazionale bulgara, ci fa riappropriare del primo posto in classifica. È stata una partita in chiaro scuro, nel senso che una partita in cui gli azzurri in 11 contro 11 hanno letteralmente dominato il match creando molte opportunità da rete e di fatto rischiando una sola volta andando in gol con De Rossi al senso del primo tempo sul calcio di rigore, e poi però ripetiamo nel secondo tempo espulsione, doppia espulsione, cartellino rosso diretto sia per Mizzazchi che per De Rossi, autore di gioco scorretto a palla ferma. A quel punto si è tutto un po' complicato, abbiamo avuto altre chance per andare in porta, c'è stata la conclusione del numero 17 Milanov che ha esaltato le qualità di Gigi Buffon, con Pellè a mio avviso il migliore in campo, e Marco Verratti. Insomma, tre punti che fanno comodo, che ci ridanno la prima posizione in classifica. A me non resta che ringraziare gentili ascoltatori per la preziosa collaborazione tecnica, Massimo Masciaveo e Sergio Mezzatesta, per i più opportuni, per i più che mai opportuni interventi accanto a me in postazione cronaca, di Antonio Monaco, Francesco Repice, nel ricordarvi che l'Italia ha battuto a Palermo la Bulgaria per 1-0, restituisce la linea agli studi di Roma e augura a tutti i radioascoltatori una serena notte.